Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustavox. Ormai sicuramente sapete di che cosa si tratta. È una scatola che vi arriva a casa ogni mese, contiene dei prodotti alimentari a sorpresa. Costa 15 euro, comprese le spese di spedizione, ma se siete curiosi e volete provarla al primo mese, potete avere uno sconto e pagarla intorno ai 9 euro, 9,90 euro. Comunque vi lascio tutte le informazioni giù in info box, compreso il codice sconto. Però direi di non dilungarsi troppo in chiacchiere e di andare subito a vedere che cosa c'è dentro alla scatola questo mese. La prima cosa che vedo mi fa fare un tuffo nel passato, mi ricorda tantissimo la mia infanzia perché si tratta di queste caramelle che io mangiavo sempre quando ero alle elementari, quindi davvero mi ricordano la mia infanzia. Queste sono quelle classiche al caramello. Devo dire che adesso che sono adulta mi piacciono molto meno, mi piacevano di più quando ero piccola, però comunque in ogni caso mi fanno fare un tuffo nel passato, quindi insomma le mangerò volentieri giusto per ricordarmi i vecchi tempi. Poi vedo una bellissima confezione di caffè Borbone, miscela di caffè macinato e confezionato appena tostato, eccolo qua. Questo ha un bellissimo packaging, quindi devo dire che può essere veramente un'ottima idea al regalo. Io non bevo caffè, quindi in casa non lo tengo nemmeno, ma come regalo di Natale per qualcuno, magari aggiungendo dei cioccolatini, aggiungendo qualcosa di carino, può essere un ottimo prodotto e sicuramente un ottimo packaging, perché mi piace molto la scatola fatta in questo modo. Direi che è sicuramente apprezzato. Poi una cosa natalizia, un panettoncino con gocce di cioccolato, Maestri Pasticceri, eccolo qua, della marca Borsari. Questo è molto carino, sono contenta che ci sia qualcosa di natalizio. Ma in realtà c'è un'altra cosa natalizia, perché c'è questo preparato per il pan di zenzero. Sicuramente io sotto Natale realizzerò qualcosa di pan di zenzero. Tutti gli anni faccio di solito i biscotti. Ho sempre provato a fare la casetta, quella che va assemblata e decorata, ma non ci sono mai riuscita. Comunque io ci provo, faccio del mio meglio, diciamo così. Però, insomma, il preparato di pan di zenzero, già, diciamo, pronto, non lo avevo mai assaggiato e quest'anno sarà l'occasione per assaggiarlo. Poi vediamo cos'altro c'è. Qui c'è una tisana digestiva, il sapore del benessere della marca Equilibra. Questa è menta, anice e zenzero. A me piace la menta, mi piace lo zenzero e non mi piace l'anice, quindi spero che il sapore dell'anice non sia troppo forte, però in ogni caso la assaggerò sicuramente. Poi vedo una novità, almeno per me è una novità, è un concentrato di frutta, 70% di frutta all'albicocca. È proprio nel tubetto così come se fosse pomodoro concentrato. Io questo proprio non l'avevo mai visto, il concentrato di frutta. E non so neanche bene come si utilizzi, quindi se voi conoscete questo prodotto, se lo avete già utilizzato, vi chiedo di farmi sapere nei commenti come potrei utilizzarlo, perché davvero per me è una cosa completamente nuova, non ho idea, di quale possa essere l'utilizzo, se serve per fare dei dolci, se lo posso spalmare tranquillamente sulle fette biscottate, non lo so, non ne ho idea. Quindi aspetto delucidazioni. Poi un'altra cosa che mi piace tantissimo è questo preparato di polenta con funghi porcini. Questa mi piace moltissimo, io adoro la polenta, mi piace fatta in tutti i modi e sicuramente questo so che è un ottimo prodotto perché io conosco bene la marca Arnaboldi. Avevo fatto anche uno svuota la spesa tutto dedicato ad Arnaboldi, in cui vi avevo presentato anche dei prodotti un po' nuovi, un po' particolari, che erano i mix biologici. Quindi magari ve lo lascio nelle schede o giù in info box. Comunque mi fa piacere avere questo prodotto. Un'altra novità, almeno per me si tratta di una novità, è questo sacchettino di chips di verdure. Questo è un prodotto francese fatto in Bretagna e si tratta proprio di chips solo con verdure cotte sottovuoto. Non so assolutamente cosa aspettarmi da questo prodotto, però perché no, si può assaggiare e vediamo se può essere una cosa che apprezzo o meno. A me di solito le classiche chips non piacciono, devo dire la verità, però
Però queste sono di verdura e quindi si può provare, si può vedere se magari è una cosa particolare che può fare per il mio palato. Una cosa che il mio palato apprezza di sicuro sono i biscotti. Questi qui sono della marca Scotti con riso e cacao. Fate attenzione però perché anche se c'è la farina di riso c'è anche la farina di frumento, quindi se siete intolleranti al glutine non vanno bene, vanno bene invece se siete intolleranti al lattosio perché sono senza lattosio. Li assaggerò e vediamo se potranno piacermi oppure no. Direi di sì perché di solito i biscotti a me piacciono, però vediamo. Poi invece sicuramente mi piace questa barretta. È una barretta snack, in particolare ci sono mandorle, pistacchi, noci del Brasile e cioccolato. Queste sono cose che io apprezzo sempre. Poi un altro prodotto molto interessante, questo ginger rosso. Questo è Cortesino originale 1959, una bellissima bottiglia di ginger. Devo essere onesta, a me non piace, io non bevo quasi nulla se non acqua, bevo al limite un po' di Coca-Cola, ma neanche troppa. Però insomma, comunque il ginger, soprattutto con l'avvicinarsi del Natale e delle feste, può essere utile averlo in casa. E poi c'è una bottiglia di birra. Io di birra non me ne intendo affatto, quindi ve la faccio vedere e lascio trarre a voi le conclusioni perché assolutamente io non saprei cosa dirvi sulla birra. Io sono astemia totalmente, non bevo nulla, nemmeno lo spumante la sera di Capodanno, quindi più che dirvi che è birra non saprei che altro dire. Comunque, questa Degustavox devo dire che era ricca di novità perché c'erano dei prodotti che io non avevo assolutamente mai visto. Fatemi sapere nei commenti se li conoscevate. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.